Sono 300.000 in Italia i poliomielitici. Dopo il periodo acuto della malattia nessuno si occupa più di loro. Se vogliono reinserirsi nella vita devono farlo da soli, senza aiuti ufficiali. Li abbiamo incontrati a Roma in occasione del loro convegno e ci hanno commosso. Ascoltateli. Come pensa di essere osservata dalla gente? Beh, non lo so questo. Ma lei vince questo suo stato di inferiorità? Non del tutto proprio. Lei pensa di sposarsi? No, per ora no. Lei cosa spera da questo convegno? Io spero che mi dia una pensione adeguata al costo della vita per la bambina, perché altrimenti noi ci avveleniamo. Io non posso più resistere questa vita. Ma come cerca di vincere questo suo stato di inferiorità? Beh, cerco di prendere la vita così come viene. E se qualcuno cerca di evitarla, lei pensa che questa sia cattiveria? No, io penso di no. Ho solo paura di essere compatita. Sono un universitario di chimica e cerco di proteggere questo stato di inferiorità fisica con l'istruzione necessaria, io penso, per stare alla pari con gli altri. Ciò naturalmente non basta e serve anche l'aiuto della società a cui ci rivolgiamo con questo convegno. E che cosa pensi di fare quando sarai grande? Ragioniera, a me piace scrivere. E che cosa scrivi? Dei racconti, delle poesie e dei giochi dei bambini. Piace molto leggere a me, però nel tempo libero delle volte preferisco giocare a pallone per riattivare la mia gamba. Che cosa chiedono? Poco o niente. Ma quel poco, quel niente, è la vita per oggi loro. La speranza è tornata a illuminare la vostra vita ed allontana dai vostri cuori l'incubo della segregazione e la mortificazione di essere di peso agli altri. La società vi attende e vuole offrirvi, con la comprensione fraterna, la possibilità di un'esistenza attiva, dignitosa e serena.